L'appuntamento con direttamente oggi una puntata speciale, vi presento i miei ospiti, sono due lavoratori in mobilità in deroga da quanti anni? Io sono in mobilità in deroga da 6 anni, che attualmente è Il finita. tuo nome? E Antonio Il nome e cognome? Borrelli. Poi abbiamo anche qui l'altro ospite che ho io, il nome e cognome. Giannone Stefano. Allora, Stefano, qual è la situazione? Ma voi avete sentito in televisione da noi l'assessore Rocisano e avete chiesto ospitalità, perché vuol dire, ma scusate, noi qualcosa in più vogliamo dirla, perché anche questo progetto che riguarda un po' il sostegno alla povertà, inserito in questo progetto, questo reddito di mantenimento, ci taglia fuori. Perché vi taglia fuori? Oltre i 55 anni, ci vogliono oltre 50, ci vogliono 55 anni e un reddito che non sia superiore ai 3.000 euro. E allora perché vi taglia fuori? E ci taglia fuori perché giustamente, prima di tutto, diciamo, questi non sono progetti specificati proprio per la mobilità in deroga, però viene, diciamo, tutto un fascio viene messa, perché ci sono laureati e disoccupati. Poi il progetto è delle oltre 50 anni, però noi, l'istituzione, la regione sa che noi abbiamo lavorato nei comuni e i comuni ci hanno Che cosa sfruttato. avete fatto? I tirocini? Insomma, Abbiamo fatto quei tirocini, quei famosi tirocini che ancora la regione a molti paesi debbono essere pagati. Cioè loro fanno che ne pagano 10-20 dentro un mese e poi gli altri li pagheranno altri 10-20 li pagheranno dopo anni. Ma quanti sono quelli che lavorano e che hanno accettato di fare questi tirocini nei comuni? Avete un'idea, un contezza, i numeri? Sono pochissimi adesso perché, come li stavo dicendo, oltre 50 anni come me non possono partecipare nel concorso, perché, nel tirocinio, perché noi abbiamo lavorato nei comuni e il concorso specifico è che gli ultimi 3 anni che hanno lavorato in fabbrica con le ditte edilizie possono fare la domanda. No, noi siamo tagliati proprio fuori. Da quanto tempo è che non lavori? E noi siamo, l'ultimo tirocinio del comune l'ho fatto 2 anni fa, che ancora pensiamo molti mesi, diciamo, da In che questi comune hai lavorato? ammalito. Non hai ricevuto nulla? Sì, abbiamo ricevuto, dopo un anno abbiamo ricevuto 5 mesi e adesso ancora mangiamo un mese che non si sa quando. Ma questo non è importanza perché noi vogliamo soprattutto, diciamo, un confronto tra le istituzioni Regionali. regionali e E i CGIL, CISL sindacati. e UIL. Nel confronto, se lei ci spetterà, signor Ma io direttore, sono pronto, qual è il problema? perché lo vogliamo da tanto tempo questo confronto, perché quando si fa un confronto si guarda negli occhi Ma non siete mai riusciti e non ci siamo nemmeno. mai riusciti e si vede chi dice bugie e chi dice la verità. Cioè adesso noi attualmente, signor direttore, noi siamo fuori perché la legge Fornero ci ha tolto fuori della mobilità. Noi non percepiamo un mese che sono 5-6 mesi, arrivano bollette, arriva Equitalia, arrivano un sacco di problemi, i figli, le cose giornaliere, il latte, noi non sappiamo come fare. Io ho visto l'altro giorno l'assessore Lucidano che vuole fare un coso del cittadinanza di reddito, ma quando succede questo? Tra 10 anni? No, reddito di mantenimento che dovrebbe partire a breve, ci dovrebbe Deve partire a essere. breve, ma quando? Ma per i giovani e No, per questi. ultra cinquantenne, per gli ultra cinquantenni. Ma noi non ci rientriamo perché, l'ho detto prima, non rientriamo nel concorso. Cioè la regione, secondo me, signor direttore, dovrebbe fare un progetto dove questa immobilità è intero, ma pure i disoccupati ben vengono, noi non siamo. Cioè di inserirsi in una fascia protetta, come ha fatto con i socialmente Ma voi utili. siete 24.000, quando Sì, 25.000, sì. E diventa difficile come garantire a tutti un reddito, allora, come facciamo? Facciamo i progetti per i raccomandati. Si no? sono fatti pure i progetti quelli degli ospedali, no? Gli OS. Però non è che i sindacati o la regione ci ha mandato un'email o un messaggio o tramite pure ambasciate e dire guarda, vedete che dovete fare questo concorso. Chi ha avuto questo concorso, questa qualifica può fare la domanda. Io, il mio collega Stefano e altri molte persone noi non l'abbiamo. Stefano, qual è la situazione? La situazione è cominciata un po' male. Male perché
sono 5-6 mesi che non abbiamo uno stipendio, stiamo combattendo la miseria. La regione viene qui in intermissione, parla, dice. Vabbè, però, ma lei fa il suo lavoro, insomma, sì, lei sì, dice, io faccio non, l'assessore, non sta promettendo tirocini, quello e quell'altro. Sono andato a fare una visita all'Attarico. Come l'ho lasciato io con i miei colleghi, ora è peggiorata. Deve far partecipare anche i comuni. Ma tu hai lavorato all'Attarico quanti mesi? 6 mesi. Con i famosi tirocini. I tirocini. E allora com'è andata questa? I soldi li hai presi? La mensilità ti è stata contribuita? Io ho preso tutto, però ho finito. Sono stato pagato tutti i miei 2 mesi, come ha detto il collega Antonio. Non c'è una mensilità più. Sto campando qualche giornata che vado a fare qualche giardino, questo. E come, cioè come... Loro ci sono, si deve mettere in testa che deve fare partecipare anche i comuni, la provincia pure, deve far andare alla provincia pure, non soltanto magari, come dice lei. Io ho quasi, mo a dicembre faccio 50 anni, che mi prende per da quanto lavorare? Tempo non lavori? È del 2009. Dove lavoravi? Con la ditta Ruffolo. Quindi poi sei stato messo in mobilità? Sono messo in mobilità. Ma adesso la mobilità in deroga... Ho finito, abbiamo finito. E come immagini di andare avanti? Cambiamo la giornata, diretta. Quando c'è? Quando c'è. Cioè si lavora in nero? In nero, se c'è qualche giornata. Se no come si può fare? Noi non siamo abituati ad andare a rubare. Cioè io penso a tutti questi politici inquisiti, no? Che diciamo poi dopo tanti anni risultano, mi fa piacere che sono scagionati e via dicendo. Ma questo che c'entra, scusa? Questo non c'entra, non c'entra. Però il problema al mio paese, lo sa come si dice, che la butto un chilaro di uno, nel senso che se voi avete la pancia piena e avete bello mangiato, voi non mi credete a me che io 10 giorni non mangio, perché voi pensate soltanto alle poltrone e alle vostre famiglie. Questo è il punto, loro debbono capire che pure noi abbiamo famiglia. Ma come vivi adesso? Come... Alla giornata, alla pensione di mia mamma, quando prende il mese, ci dà qualche 50, 100 euro e ci fa andare avanti. Ma a mia mamma c'ha 80 anni, non è che posso sperare che mia mamma cambia 200 anni, dopo che devo fare? Io parlo io come parlo in generale. Dobbiamo andare a rubare, che dobbiamo fare? Noi non siamo abituati a rubare, ci debbono prendere, come ha detto il mio collega Stefano, un provvedimento a queste persone in mobilità, un progetto, però una cosa seria. Però qualcuno dice che voi non volete più lavorare, no, non avete più voglia di lavorare. E allora quando hanno fatto i progetti, signor direttore, che ci hanno chiamato eterocini, no? E molte persone, e lo dico ai colleghi miei, hanno rifiutato perché dicevano che questi soldi, 400.000 euro, erano pochi. Per me, per lui e per tante, non sono state poche, perché io venivo da voi, dico scusa, me le prestate 100 euro che poi fra 5-6 mesi ve le do. Io pagavo la bolletta e tutto qua. Chi non è voluto venire a lavorare perché la regione lo sapeva, e pure i collocamenti lo sapevano, e li sbattevate fuori. Loro l'hanno voluto tenere così, non lo so perché, e la regione sta in piedi pure per il mobilità in deroga, perché noi l'abbiamo votata a questi, eravamo 30.000 con i figli e le mogli, arrivavamo a 100.000, non credo che 100.000, ma 80.000 voti sono andate alla regione. Dei colleghi hanno avuto un incontro con la Roccisano. E come è andata? Con i sindacati, e gli hanno fatto anche il progetto lavorativo. Non sappiamo che fine ha fatto questo progetto. Ma gli avete consegnato voi un progetto? Sì, avete sindacati voi? Con che progetto avete pensato? Progetti di lavoro e cose, come ci dovevano comportare, però non abbiamo saputo nessuna risposta su questi progetti. Cosa fine ha fatto? Si è andato a finire dentro un cassetto, l'hanno buttato in spazzatura. Questo è il nostro amico Salvatore Torto, che ha fatto dei progetti con degli amici di Reggio e Catanzaro, l'hanno portato alla regione con una puntata. C'è un coordinamento, sì, no? E l'hanno portato alla fuori dal sindacato. Sì, fuori dal sindacato. Sì, che c'entriamo pure noi. Questo progetto che dice il mio collega, cioè non è stato considerato. Ma di che cosa trattava? Un progetto di lavoro. Ma attraverso le cooperative, che cosa? Attraverso cooperative, attraverso le spiagge, attraverso la montagna, parecchi progetti.
e non è stato considerato. Ed erano progetti veramente che noi andavamo a lavorare. Poi ripeto, chi non vuole lavorare sta a casa, esce dalla mobilità, non è che uno può mangiare due piatti. Fatemi capire, voi, noi vogliamo lavorare, non vogliamo noi in questo assistiti, momento, questo no, è. Noi vogliamo lavorare. Noi vogliamo soltanto lavoro, dobbiamo soltanto alzarci la mattina e andare a lavorare, portare uno stipendio a casa come facevano una volta, con la ditta. Ogni mese che ci vengono pagate, basta, solo lavoro vogliamo noi. Se poi qualcuno non vuole, su questi progetti non vuole lavorare, si sta a casa. Fatti suoi sono problemi suoi che non vuole lavorare. E una volta io quando sono andato a lavorare a un comune, non lo so quale comune, allora ci ha chiamato del mio paese 5 persone l'ufficio del lavoro e ci ha detto che se noi non andavamo a lavorare in questo comune, che percepivamo la mobilità, 800 euro da loro, 802 euro, noi perdevamo il lavoro e siamo andati a lavorare. Siamo andati. Perché non sono restati questi progetti di una volta, quando la regione, non lo so, di chi era? Sono finiti i soldi. Qualche provvedimento lo devono prendere, direttore. Non è che ci possono mandare al macello così, ci lasciano così, come in un mare aperto. Io non sono razzista, perché giustamente... Però gli emigrati, no? Gli emigrati, cioè l'altra volta è uscito sul giornale a Pizzo o a Vibo, mi sembra a Vibo, hanno incendiato un hotel. Vabbè, che volevano adesso volevano i soldi, no? Addirittura adesso ho letto sul giornale che gli danno la carta di credito per andare a prelevare 27 euro. No, lo so che. Ma non è. Cioè, non dire, è questo il fatto, non è questo il fatto, però cioè io. Voglio capire se la regione Calabria, se la regione, l'istituzione, i politici calabresi, che abbiamo dei grandi politici, no? Quando c'è la campagna elettorale fanno un bordello della Madonna, quando poi debbono fare sul lavoro ci portano a macello. Che facciamo noi? A macello ci stanno portando. Parecchi compagni nostri, è la verità, si sono suicidati, parecchi come me si sono divorziati. Perché non hanno il pane più quotidiano, non hanno la luce, non hanno l'acqua. Come dobbiamo fare, signor direttore? Aiutateci voi. Se vediamo se vogliono questo confronto, io le porto a casa mia questi politici e i sindacati. Io voglio un confronto con i sindacati e le istituzioni. Fatemi capire, ma i soldi che dovete percepire dalla mobilità in deroga, è finito tutto? No, noi abbiamo finito, quelli del 2009, con la legge Fernando, e per questo abbiamo finito. Quindi questa partita è giusta. Dentro questi progetti non ci rientriamo. Questa partita è giusta. Quindi... Perché poi parecchi progetti sono in raccomandazione, direttore. Vabbè, ma questo devo vedere. Cioè, fatemi capire, allora voi non percepite adesso lo stipendio da quando? Sono 5 mesi. 5-6 mesi perché abbiamo chiuso. Non ci è arrivato dal 2009 a salire. Abbiamo chiuso i rapporti con. Senza ci arrivare qualche lettera a casa, dalla mattina alla sera. Ci hanno detto pure i sindacati, e mano a mano gli altri continuano ad uscire. Noi poi siamo usciti adesso, l'altro escono fra 5 mesi, e l'altro fra un anno. Ci sono persone che sono. C'è mio fratello, parliamo, che ci ha 62 anni, no? Che lo prende, che è pure in mobilità, che lo prende a lavorare. Perché non lo accompagnino alla pensione, quelle che ci manca, no? E lo portano. Ci sono persone pure. Ma c'è che, però questa possibilità. Cioè, l'hanno fatto questo progetto. La regione dà qualche. Paga i contributi, quelli mancanti per. Però l'hanno fatto, sono andato a vedere io con mio fratello, in primi i sindacati mi hanno detto che c'entrava nella pensione. Sono andato a vedere con mio fratello nei sindacati, mio fratello non c'entra più, mio fratello ha 30 anni di contributi e c'è 62 anni di età, no? Chi lo prende a lavorare? Fino all'altra volta dice che ci entrava con la cosa della regione, adesso non c'entra più. Devono prendere un provvedimento, sì, la Roccisano, il presidente Oliverio, per vedere cosa si deve fare. Ci stanno portando alla rovina. Io ho visto pure in televisione, non lo so quale televisione, che a Camigliatello, no, lo so, a Camigliatello, il paese di Oliviero, non lo so di dov'è. Vabbè, hanno fatto l'arco del PD, l'assemblea del PD. No, però, siccome fanno sempre quei scioperi nei comuni perché c'è la disoccupazione, giustamente, adesso il comune ha assunto, mi sa, 50 persone disoccupati, mi fa piacere, hanno fatto un progetto tra la regione e il comune.
Come mai all'altro comune questo perché progetto? Perché non vi organizzate? Perché non fate un progetto? Ah no, no, allora, ma l'abbiamo fatto il progetto. Noi già, non vi inventate il lavoro? Perché già ci stiamo organizzando. Sempre la regione che deve... Ma ce l'abbiamo fatto questo progetto. Non ci sono più. L'abbiamo fatto questo progetto con il nostro amico Salvatore Torto. La regione non ci ha donato nessuna risposta. Ma i sindacati, avete parlato con i sindacati? Pure con i sindacati abbiamo parlato. Ci stanno abbandonando tutti, signor direttore, tutti. Siamo in mezzo a una strada, siamo come... Ma non credo che il sindacato vi abbandoni. In qualche parte sì, ci ha abbandonato. No, comunque noi già ci stiamo organizzando senza dirci niente a noi. A metà dei primi di settembre stiamo organizzando uno sciopero massiccio, Catanzaro, Crotone e Reggio e Cosenza, no? Per vedere la situazione com'è, o con i sindacati o senza i sindacati noi facciamo uno sciopero. Il 20 settembre? Sì. Tra il 20 settembre. Che volete fare? Volete bloccare la Calabria? Speriamo di bloccare la Calabria perché ci stiamo organizzando piano piano con le nostre esperienze di strada. Ma prima di arrivare a questa manifestazione di lotta, si può trovare una situazione nel confronto? Si può aprire un dialogo? Sì, con il vostro aiuto, con il vostro aiuto, prima di settembre o la metà di settembre, nello suo posto qua nella TEN, un incontro con i sindacati e tessisti sindacali, la Roccisano è un paio di operai. Vediamo cosa ci dice in faccia la Roccisano, cosa vuole fare. Che progetto ci dà, che futuro ci dà alle nostre famiglie, che il pane quotidiano che ce lo dà. Insomma, questo confronto serve, loro pensano che non serve, ma serve, signor direttore, questo confronto. Nel Cosentino quanti ce ne sono in mobilità indiretta? Siamo del 2009 o tutti quanti. E tutti quanti? E noi siamo quasi 9.000. Tutta la Cosenza e provincia. Cosenza e provincia. 9.000, che 9.000. È la parte diciamo più consistente. Sì. La maggior parte di queste che sono... Ci sono gente che sono andate in pensione, gente che magari ha trovato lavoro altrove e se n'è andata. Ma se voi adesso provate a trovare un'occupazione, anche momentanea, temporanea, a tempo limitato, riuscite ad avere... Ma noi stiamo girando con l'amico Totò. Ma non ci prende nessuno, 53 anni, non ci prende nessuno. Nemmeno gli amici che hanno delle ditte, diciamolo chiaro. Caro amico Totonno, c'hai 53 anni, non puoi fare il lavoro di 20 anni, 25 anni. Poi ci sono computer, ci sono altezze, ci sono pressioni, ci sono tante cose. Non ci prende nessuno. Per questo io volevo dire alla signora Roccisano. Avete provato? Ci abbiamo provato, non ci prende. Siamo andati pure fuori, a lavorare fuori. Non ci hanno preso. Abbiamo fatto delle domande fuori, vediamo delle dimostrazioni. Giustamente dicono Totò, noi prendiamo un giovane perché con i giovani ci sono pure sotto forma della regione a parte il progetto dei giovani allora ci sono garanzia. E qua c'è garanzia giovane, qua ci siamo perché un ragazzo può andare a lavorare. Beh, perché non pure per noi che abbiamo una certa età, siamo del 2009 adesso in mobilità, di fare un progetto sempre tramite i comuni. No, la maggior parte, i mezzi soldi magari ce l'ho la regione, i mezzi soldi ce l'ho il comune. Per mantenerci. I comuni non hanno. Sì, ho capito, però per mantenerci un po' impegnati, occupati. Perché sennò uno pensa sempre alla stessa cosa. Sì, sennò pensiamo sempre alla stessa cosa. Direttore, scusate, io vedo nei paesi, in tanti paesi, pure l'altro giorno al mio paese, vedo che ci sono feste enorme, cantanti di un certo livello, no? Finanziati dalla regione. Voi mi dite, come tante persone che gli ho fatto la domanda, ma come mai no, sono destinati questi soldi della Comunità Europea, dallo Stato alla regione, sono destinati proprio per i campi sportivi, per le feste. Ma non è meglio che invece di darle alle feste e farne una, invece di farne vendere a un paese, organizzare questi soldi e fare dei progetti a noi in mobilità intera e ai disoccupati? Questo vorrei dire ai politici quando vanno e si siedono alle poltrone, di organizzare pure nella Comunità Europea, invece di fare 50 feste ne facciamo una e gli altri li steniamo. Noi non è che vogliamo soldi gratis, noi vogliamo lavorare. Perché ci hanno mandato al macello. Se lei ci può dare una mano, come dice il nostro collega Stefano, se possiamo fare un confronto con la Roccisano. Ci proviamo. E qualcuno delle istituzioni.
posso provare a fare io questo. Io non dimentico mai quando è stata la Roccisano, l'assessore Roccisano a Santo Stefano. Siamo andati un gruppo della mobilità intero che l'ho organizzato io e c'era uno del PD, quello di Cosenza, non so, quello colloquiale come si chiama. Vabbè, insomma, il segretario. No, noi incominciavamo un po' a gridare, no, non vi preoccupate che i soldi della mobilità ci sono, quelli dei Torini, i Torini sono già finanziati. E ho detto, guarda, tu stai raccontando un sacco di bugie, perché questi soldi non ci sono, ancora attualmente non sono stati pagati. Io so che il PD, il Partito Comunista, una volta, era per gli operai, per gli ammalati, per i disoccupati. Adesso il PD è diventato come gli altri. Cioè il PD ormai è come tanti partiti, non pensa più agli ammalati. Quando hai compiti di governo, sai, devi fare i conti anche con quanto hai in cassa. Non è che puoi promettere. Cioè, allora, tutto quello che oggi si sta verificando è frutto delle politiche sbagliate del passato, cioè, voglio dire, no? Ci sono stati commessi degli errori, non è stato mai progettato un percorso riguardante l'occupazione in questa regione e i risultati sono, a dismisura sono cresciute. Ma come mai le altre regioni in mobilità di deroga lavorano nei comuni? Ci sono progetti, chi non lavora ci danno ancora la mobilità? E in questa maledetta regione nostra non c'è mai. Ma voi come immaginate che si possa andare avanti così? No, insomma, no, dare no, tampone, no. Tamponare. Assolutamente. Però nel momento in cui Bisogna anche ingegnarsi, certo. E mettere insieme qualcosa, sperimentare, inventarselo un lavoro. Sì, però senza l'appoggio della regione non possiamo fare niente. Ritorno a ripetere, noi i nostri colleghi ultimamente un paio di mesi fa hanno mandato questi progetti che l'hanno fatto la proposta alla Roccisano. Vogliamo sapere che fine hanno fatto. Se noi avevano questi progetti a portarsi che ne abbiano parlato, la regione ne abbia parlato con i sindacati. No, non lo sappiamo questo, appunto noi vogliamo un incontro con la Roccisano e i sindacati qua per vedere che fine hanno fatto questi progetti. Se non avevano questi progetti approvati, noi qua in intermissione non c'erano perché stavano lavorando. Diretto, poi il punto lo sai com'è, noi abbiamo voluto questa Europa, Prodi, tutto il PD l'ha voluto questa Europa, no? Cioè a me mi devono tagliare le mani quando ho votato PD, voglio sapere se noi siamo in Europa. O non siamo in Europa. Voi sapete benissimo, io non sono laureato, io ho la terza media. Come mai in Germania, alla Comunità Europea in Germania, perdi il lavoro, ti vai a scrivere a un ufficio di collocamento, dopo 15 giorni arriva una persona, vede la situazione come ti dà 1.200-1.300 euro al mese, ogni 15 giorni ti vengono a fare il controllo se hai comprato le cose ai figli, no? Nel momento in cui tu trovi un lavoro glielo vai a dire, ma maggiormente la Germania ti trova il lavoro. A noi ci sono questi maledetti assistenti, questi ammortizzatori sociali che adesso sono finiti, no? E perché non ci aggiungiamo come l'Europa? Ma sono legislazioni diverse, ogni paese ha strutturato un approccio diverso a queste tematiche, a queste problematiche. Noi abbiamo un altro tipo di situazione. E non funziona così, direttore, la Germania. La Calabria purtroppo negli ultimi anni ha fatto sì che si venisse a ingrossare sempre di più l'esercito del precariato. E ma se poi, direttore, facciamo come Renzi, il presidente Renzi, che è sotto la Merkel, allora che facciamo così? Sì, o siamo in Europa o non siamo in Europa? Il vecchio presidente della Repubblica. Adesso bisogna risolvere il problema vostro, cioè al di là della Merkel, al di là di Renzi, bisogna risolvere il problema vostro, bisogna capire come affrontarlo e quali possibilità ci sono per uscire da questa situazione. A colpe pure. Io non credo che. Tu hai 50 anni, dice. A dicembre faccio 50 anni. Ho capito, e come immagini il futuro? Cioè, il futuro più avanti più lo vedo nero, secondo me. Poi dei figli si sposano? Sì, due. Posso chiederti come... Cambia la giornata, diretto. Quando c'è la giornata? Vado a tagliare l'erba, pulito qualche magazzino che è. E quello che guadagno gli faccio la spesa ai bambini, ai figli. Poi direttore, voi dite, ma che cosa c'entra Renzi? Ma se Renzi viene in Calabria... No, non ho detto che cosa c'entra. No, viene in Calabria e l'autostrada, invece di... era andata in appalto, invece di farla ci mette soltanto la catrama. Lo sai quando nella Valle del Savuto, quando persone andavano a lavorare, della mobilità in deroga?
Io credo come che... mai Renzi viene sempre in Calabria e viene sempre contestato? Perché non sta facendo le cose bene. Ma è venuto ad inaugurare un pezzo di autostrada, insomma, non mica ha fatto chissà che cosa, ha inaugurato un pezzo di autostrada, ma queste sono... Allora, la questione legata al lavoro è una competenza anche e principalmente del governo della regione, che deve trovare le risorse finanziarie necessarie per attivare una serie di progetti. Perché se no non se ne esce. Lui mi dice: io tra un po' faccio 50 anni e non vedo nessuna prospettiva davanti a me. Beh, qualcuno deve porsi il problema, deve farsi carico delle aspettative sue, della sua famiglia, delle aspettative tue, della tua famiglia, degli altri 24.000 quanti sono i lavoratori in mobilità in deroga, cioè ex lavoratori. C'è gente però che non lavora da 20 anni, eh? C'è gente che non lavora da 20 anni. L'unico sbaglio che ha fatto adesso era la Roccisani. È stato garantito uno stipendio, tra virgolette, chiamiamolo stipendio, per 20 anni. E magari è fuori dal circuito produttivo da allora. Certo. E questo poi ha pesato notevolmente. Sì, ha pesato sono state politiche sbagliate. Perché non si può... Certo. Cioè, però debbono pensare pure, signor direttore... La crisi è pesante. Ai nostri giovani laureati con 110 e lode e tutti se ne vanno via. E sono laureati con 110 e lode e sanno benissimo il loro mestiere, dottori, avvocati... Che cosa stavi dicendo? L'unica cosa sbagliata che ha fatto Roccisana a fare queste cose con i disoccupati. Ha messo i disoccupati e mobilità in deroga, tutti assieme, no? E laureati. È una cosa sbagliata. Ma potevate farla voi la domanda per lavorare nei beni culturali? Ma non ci prendono. I beni culturali hanno preso 15 persone. 34 persone in tutta la Calabria. 34 persone sono in tutta la Calabria. Raccomandato. No, sono 600. No, 600 per la scuola. No, 600 anche per il bene culturale. Se la memoria non mi inganna. 600 in tutta la Calabria, quant'è? Dividiamo tra Cosenza e Crotone. Le domande le avete fatte? Sì, le abbiamo fatte, però... Non c'è niente, per noi non c'è niente. Sono progetti raccomandati questi. Adesso noi andiamo a fare la domanda delle scuole, che sono 650, però il progetto lo sai come funziona? Lo andiamo a fare tanto per farlo. E per non farci dire, ma tu se non l'hai fatto come fai a dire, cioè lo sai come funziona questo progetto? E l'ho detto prima, deve avere una qualifica perché deve andare ad aiutare le persone ammalate. Se io non ho una qualifica di OS, come vado a prendere un ragazzo malato se non lo so muovere, non so fare questo? Allora, se noi non l'abbiamo, dove lo vado a trovare questo corso? Ma invece ci sono quelli raccomandati che già ce l'hanno. Vabbè, bisogna vedere poi se sono veramente raccomandati o se hanno fatto un percorso formativo. Io conosco a tutti sulla strada, perché io e lui abbiamo fatto dei scioperi, li conosco le persone. Percorsi formativi non verranno mai proposti, no, non avete mai fatto? No, per questo, bravo. È uscito un bando per andare alle scuole, no? Dobbiamo andare a trovare una pennetta per andare sul computer e scaricare il programma, no? Io ho la terza e la quinta elementare, no? Come vado a fare sui computer questa qua? Stamattina abbiamo chiamato il sindacato. Se ci fa la domanda deve aiutare, no? Sì, ci aiutano, però queste maledette qualifiche, cioè io forse non lo so spiegare. Se il bando è uscito adesso, no? Allora se nella domanda si dice che ci vuole questa maledetta qualifica di osso, no? E io e lui come tante altre persone non l'abbiamo. Noi sappiamo chi l'aveva nella provincia di Cosenza queste maledette qualifiche, anzi queste qualifiche andranno, perché poi a Cosenza ci saranno 50, 60, a Catanzaro, sappiamo chi va a lavorare, che avevano le qualifiche. Vabbè, ma se hanno la qualifica possono partecipare, no? Voglio dire, voi... E perché non ce l'hanno detto prima? Dovete fare forse una battaglia prima e dire: scusate, fateci fare dei corsi di formazione. Ma noi non lo sapevamo, sapevamo che era un progetto di scuola, non sapevamo che erano per assistere gli ammalati, poveracci. Se no ci eravamo da fare. Adesso io dove vado a fare questo corso? Perché se non vi qualificate, cioè diventa difficile. Io c'ho una qualifica agraria, non c'ho una qualifica. Io vi tengo a ripetere, direttore. L'unico sbaglio che sta facendo la Cisani, devono partecipare i comuni e la provincia, perché ci sono strade dalla provincia. Io sono andato a Camigliatello domenica, ho fatto la strada vecchia di Spezzana a salire, la strada è proprio rovinata. Piena d'erba.
Piena d'erba, alta 2 metri. E poi magari... ma proponetela una cosa del genere. Ma noi abbiamo fatto questo... Questi un gruppo, 20, allora, 30 questi progetti persone, 50 persone, presentate, andate alla provincia, questi progetti qua che vi sto guardate, noi siamo disposti a fare questo... Questi progetti, questo vi stavo dicendo, questi progetti qua che vi sto dicendo, l'abbiamo già proposte e l'abbiamo portato con i sindacati a Catanzaro, alla regione. I progetti, no? Non ci vuole un gangheo, ci vuole un laureato, ex laureato, no? Ci sono i progetti, no? Alle montagne nostre, ogni paese ha le sue montagne, è pieno di spazzatura, no? È pieno di sporcigi. Perché non hanno fatto un progetto, per esempio, il paese di Malito, siamo 17, andate nell'area vostra e pulite sempre con noi. Certamente con una strada fatta, una Grimaldi la stessa cosa, Bessito la stessa cosa, Di Pignano la stessa cosa, tutto del mare alle spiagge. Adesso nelle altre province qual è la situazione? È la stessa cosa nelle altre province. Quindi non c'è l'identica cosa. Questi progetti l'abbiamo proposto. Allora noi adesso stiamo formando un gruppo, io, Antonio e Salvatore Tortora, che ci siamo messi di nuovo in moto. Se dentro settembre non si trova un accordo, tutta la Calabria verrà bloccata. Verrà bloccata. Poi si prendono le sue responsabilità e noi ci prendiamo le sue responsabilità. Perché noi non possiamo più andare avanti. Ma si può evitare. Si può evitare se abbiamo un confronto, un dialogo, se ci aiutate sempre voi. Mi pare che la Rocisano sia disponibile. Sì, sì, ma pure l'altra volta l'avevamo chiamata e non è venuta poi. Non è venuta, l'abbiamo detto qua in diretta noi. Perché dobbiamo ringraziare a lei, signor direttore, che ci ha ospitato e ci ha dato la parola, non oggi ma parecchie volte. E questo è davvero di ammirare sia voi che la vostra... E quindi adesso fatemi capire, adesso come intendete muovere? Noi ci intendiamo muovere se la signora Rocisano, l'assessore Rocisano e diciamo i suoi colleghi del PD, facciamo un confronto qua con carte scritte, non a parole, perché le parole può andare vendo, sì. Le carte rimangono. Noi chiamiamo il nostro collega Salvatore Tolto e altri colleghi che stiamo organizzando e cercheremo di fare un dialogo pure con voi, debbono essere carte scritte. Posso fare una domanda? Ma non potete anche, per esempio, uno abita a Malito, sì. No, Malito ci sono quanti nella tua stessa situazione? Il 17. 17. Potete fare un progetto e chiedere al comune di portarlo avanti? E il comune può interessare poi il governo regionale, un progetto possiamo pure provare così, però dobbiamo vedere se la regione è disposta. Ma bisogna che vi muoviate, perché nessuno ha oggi la possibilità di garantire ciò che avete avuto fino a ieri, cioè questo è il problema. Sono cambiati i tempi, la situazione di crisi è pesante, le risorse finanziarie non ci sono più, quindi bisogna attivarsi in maniera diversa. Magari fino ad oggi ciò che avete fatto, siete rimasti in attesa di qualcosa, che cambiasse qualcosa, che venisse in qualche modo proposto una nuova soluzione al vostro problema, e adesso non è arrivata questa soluzione. Allora cosa bisogna fare? Bisogna attivarsi. Signor direttore. Da te per esempio in comune quanti ce ne sono nel comune dove abiti? Io stavo a Cosenza, ce ne stiamo parecchi. Quanti sono in tutto? Quando sono in Cosenza? Cosenza è 4.000 sicuro. 4.000. 4.000. 4.000, di questi 4.000 tutti sono nella tua stessa situazione? Tutti, tutto. Però signor direttore non possiamo pensare alle politiche che hanno sbagliato, allora alla regione c'è il PD e adesso fa delle cose negative e dice ma non ha lasciato in debito la destra, poi la destra c'è stato il problema è mio adesso, questo è il punto, io lo dico sempre al mio paese, non possiamo prendere le colpe di chi ha sbagliato, perché alla regione adesso c'è il PD e sbaglia il PD e lascia i debiti, poi va il colore rosso o nero e dice ha sbagliato il PD l'ha lasciato scopelliti e ha lasciato debiti e non voglio entrare nel merito di quello che è successo, è così, non è che la colpa è nostra, devono prendere le loro responsabilità, se no così è finito il mondo. Ma che rispondete a chi vi dice che voi non volete lavorare? Allora, non è la verità, signor direttore, quelli che non vogliono lavorare sono le istituzioni o chi lo dice, noi vogliamo lavorare perché siamo abituati a lavorare, abbiamo le calle alle mani. Allora se a noi c'è, a me i comuni che ci hanno chiamati, io ci sono personalmente ci sono sempre andati, chi non ci vuole andare lo toglie, perché la regione lo sa chi lavora e chi non lavora.
c'è anche chi non ha rinunciato. Chi ha rinunciato? No, lo sa la signora Rocisano, perché dal mio paese siamo 17, noi siamo andati tutti 17 e siamo iscritti al collocamento, siamo in mobilità da parecchio io tempo. Quando ho fatto sono andato a lavorare alla TARP, io ho fatto la domanda a Cosenza due volte, io sono stato rifiutato da Cosenza. Ho fatto la domanda all'Attarico e mi hanno preso subito. Lo sanno che per esempio al mio paese siamo 17, se andavamo 10, loro sapevano che era andato perché c'era nome e cognome alla regione. Sì. Chi non era voluto andare, vuol dire che ha mangiato due piatti, allora lo devono sbattere fuori. Questi sono i discorsi che noi facciamo alla regione. Cioè lo sanno, non è che non lo sanno. Evidentemente se non ci sono voluto andare, o stanno bene, hanno un reddito in famiglia, o fanno il lavoro a due piatti, vogliono mangiare a due piatti. La mobilità. Ci sono persone che lavorano in nero se prendono proprio la mobilità diretta. Ci sono persone che lavorano, no? Lavorano con la stessa ditta e prendono il stesso soldi della mobilità. Questa è la verità. Queste sono le decisioni che debbono andare a provvedere e stigare, non noi. Noi siamo persone che vogliamo lavorare. Chi dice che non vogliamo lavorare sono bugiardi, incominciando dalle persone che me lo dicono a finire ai politici. Noi vogliamo lavorare, vogliamo un confronto con i politici. Come mai noi operai non possiamo avere questo incontro con dei professionisti, specialmente a quelli che l'abbiamo votati? Tu sei 7 anni che sei fuori dal lavoro, no? Sì, dal 2009. 7 anni, per i primi anni insomma hai pensato che forse le cose cambiano. Cambiavano, però io i primi mesi che sono andato in mobilità mi ha chiamato il comune di Rende e sono andato al comune di Rende per 3 mesi. Quindi attraverso l'ufficio, di collocamento. Poi ho fatto la domanda all'Attarico e sono andato a lavorare all'Attarico. Vedi, quindi se fai la domanda i comuni ti... Sì, però se... Ma attualmente non ci sono più in mobilità, non ci possono chiamare. Se la dottoressa Rocisani mette di nuovo i comuni, no, come stava facendo all'epoca, tutti quanti andiamo a lavorare. Poi è ovvio, quelle che non vogliono andare a lavorare non ci va a lavorare, e lo toglie dalla mobilità. Bravo. E questo lo sapevano loro che hanno giocato su questa palla. Quindi voi dite, vediamo se c'è questa possibilità di riattivare questo circuito attraverso i comuni. Noi, io vi torno a ripetere, ho detto, abbiamo fatto di nuovo il progetto, questi progetti tramite i comuni, provincia, tutti quanti, no, per andare a lavorare pure con i comuni, non solo magari, no, per vedere quei progetti che hanno messo, hanno mandato i colleghi nostri che l'hanno portato al seminario di sindacato, che fine ha fatto? Si può prendere di nuovo quel progetto là, no? Ci mettiamo d'accordo. Evitiamo pure di fare questo casino a settembre. Ma ripeto, sempre con un confronto serio e con un confronto con carte scritte. L'abbiamo già lanciato, questo l'avete già lanciato. Voi no, avete la presenza di un rappresentante sindacale, un rappresentante della regione e voi, insomma. Perché noi siamo andati dai sindacati e hanno detto i sindacati che ci appoggiano. E allora voglio dire, noi offriamo la possibilità di ospitare qui nei nostri studi il confronto e vediamo se si riesce a trovare una via d'uscita. È difficile, ma bisogna tentare, bisogna provare, perché c'è tanta gente che vive in situazioni davvero di povertà assoluta. Disperata poco, diretta. Povertà assoluta, no? Purtroppo noi non abbiamo, loro dicono non hanno la bacchetta magica, ma noi che possiamo fare? Il lavoro è il primo articolo della Costituzione italiana, è il lavoro. E io ti dico un altro fatto, io, lui e altre persone siamo andati nella Camera dei Deputati, sopra dove ci sono i fotografi, e siamo messi a gridare il primo articolo della Costituzione italiana, 2 o 3 anni fa che poi ci hanno ritirato pure la denuncia. Ci hanno applaudito tutti quanti, 5 Stelle, PD, tutti i colori, ma noi di questo applauso non abbiamo fatto niente. Noi vogliamo il lavoro, come dice il primo articolo della Costituzione italiana. Quell'applauso che ci hanno fatto non ci è servito a niente, signor direttore. Ma non aiuta nessuno. Nessuno. Ci hanno chiuso tutte le porte, ma principalmente i politici. Ci hanno chiuso le porte, ci hanno macellato, ci hanno distrutto le famiglie. E ci sono persone che si vergognano. Come fai con le bollette da pagare, con le tasse? E mo vediamo, a poco alla volta quelle che... Quello che guadagno sto mettendo qualcosa da parte e paghiamo. Le bollette. Evito di andare a portare i bambini al mare.
quando c'è la possibilità li porta al mare, quando no stiamo a casa. Ci sono parecchie persone nostre, parecchi colleghi, che le bollette, l'acqua, l'IMU, li mettono a parte, poi arriva l'Equitalia e stop. Ci togliono quello, ci togliono quell'altro. Io vorrei dire pure allo Stato italiano che uno, un papà che ha acquistato una casa negli anni 60, che adesso non c'è più, no, prendiamo il mio caso, finché io non ho un lavoro sicuro, non ho un lavoro sicuro, io non devo pagare le tasse, perché io non vado a fare carte false. Nel momento in cui prendo un lavoro e sono onesto, io vado a pagare le tasse della casa, sennò così tu, lo Stato è una truffa, me la prende la casa. Ma quindi non paga nessuno? Non paga nessuno, io non pago nemmeno. Se si prendono la casa, che devo fare? Se non ho una bolletta da pagare, no? E tu mi mandi l'Equitalia oggi, domani, e prendila la casa, ma non è giusto così. Perché lo Stato italiano sa che io non lavoro. E non è che non voglio andare a lavorare. Nel momento in cui io prendo un lavoro, tu incominci di quell'anno a mandarmi le tasse. E io ti pago. Se così tu ti prendi la casa di mio papà dei sudori, io parlo in generale di tutti, dei nostri sudori, dei nostri padri, legalizzata una truffa legale dallo Stato. Senti, anche tuo fratello è nella stessa condizione, mi dicevi, sì. 62 anni. E... sì. Ha lavorato nei comuni? No, nemmeno. Mio fratello ha problemi di cuore, cose, però ha fatto tutti i documenti, è stato rimesso da parte, però se lo chiamano va. Vabbè, allora facciamo così, noi lanciamo questo appello, vediamo se riusciamo ad ottenere questo incontro a più voci, in modo tale da focalizzare l'attenzione su questo spaccato di realtà calabrese, che coinvolge 24-25 mila lavoratori ex. Mobilità e mobilità in deroga, e quindi vediamo, noi ci proviamo. Prima del fatidico giorno, cioè quando il 20 settembre. Tra il 20 questo, 20 settembre, il 20 settembre, ci ha detto il nostro collega Torto. E avete organizzato questa grande manifestazione in Calabria. Speriamo di trovare quantomeno una strada. Vedere quella che ci indica il governo della regione attraverso l'assessore Rocisano, vedremo anche i sindacati, qual è il loro punto di vista. Io vi ringrazio, vi rinnovo l'affetto, la vicinanza nostra, con la speranza che possiate uscire da questo tunnel infinito, buio, difficile, che ti porta a vedere la vita non con i colori giusti. Che dici? Vi ringrazio. Noi ringraziamo a lei, l'ho detto prima, a tutta, vabbè, e tutto lo staff, non da noi soli, ma a tutti i 24.000 lavoratori. Speriamo di trovare una soluzione. Grazie, arrivederci, ci vediamo domani. Questo programma vi è offerto da...